Qui c'è qualcuno che sta già giocando di prima mattina. Ah, ecco qui con cosa. Oh mamma, meno male che non mi sono avvicinata. Buongiorno Moiki. Buongiorno, buongiorno anche a te, Nio. Ma che disastro avete già fatto qui sotto? La Beauty Blender, l'ennesima Beauty Blender che mi ha rubato Moiki, è qui, vero Moiki? Dov'è la Beauty Blender? Vai! No, ok. Ah no, sta andando ma con molta calma. È mezz'ora che è agitatissimo, poi gliela lancio io. Ah, ecco. Ma ci vuoi giocare o non ci vuoi giocare? Mi sa che ti sei stancato un pochino, vero? Vero che ti sei stancato, che è tutta mattina che giochi? Tutta mattina, è un'oretta che stai facendo un sacco di caos. Vero? Guardate chi è arrivato anche. Tiffy. Tiffany. Ciao. Ultimamente ve l'ho detto che è un po' asociale, non si fa mai vedere nei video. Come mai sei arrivato stamattina? Nio c'è sempre. E buongiorno, sono esattamente le 9 e 11 di domenica 20 gennaio. È di nuovo una giornata splendida oggi, godiamocela perché da settimana prossima danno l'arrivo della prima neve, quella vera. E io sto per fare la solita doccia mattutina. Cercando di capire se sarei riuscita a farvi vedere come vi ho posizionati perché ho fatto tipo dietro di voi delle mega costruzioni. Avevo di nuovo la batteria scarica. Questo perché in realtà oggi non avevo in programma di vloggare e quindi probabilmente è direttamente rimasta scarica dall'ultima volta che l'ho utilizzata. E appunto, non pensando di riuscire a vloggare, non ho pensato minimamente ieri sera di metterla in carica. In effetti, oggi sarà una giornata sicuramente molto molto tranquilla. Adesso mi vedete truccarmi parecchio, cioè adesso non ancora, però vedete che avrò fatto un trucco magari un pochino elaborato semplicemente perché più tardi, se riesco, vorrei registrare anche un altro video proprio in vista del fatto che in settimana ho un po' di cosine da fare, quindi non so bene né quando riuscirò a vloggare né quando riuscirò più o meno a editare i video. Quindi, visto che ho le idee e soprattutto ho le cosine per fare i video, vorrei portarmi un pochino avanti oggi e in più ci tenevo a vloggare proprio perché appunto non so bene quando riuscirò a farlo in settimana. Anche se in realtà oggi sarà una giornata veramente molto tranquilla, perché a parte stasera, che comunque ho in programma una cena con tutta la mia famiglia, mio fratello, ci sono degli amici dei miei genitori che sono saliti da Milano, eccetera, già fuori Milano, ma comunque insomma dalla Lombardia. E appunto, a parte quella cena stasera, per il resto sarà una domenica tranquillissima, quindi anche se non ci sono particolari cose da fare, come è giusto che sia di domenica, anzi, forse meglio del solito perché così non vi stresso tutto il giorno. Con i miei soliti corriamo di qui, andiamo di là, facciamo cos'ha, ho pensato che potesse essere una buona idea vloggare, anche se appunto ogni tanto mi interromperò per registrare il video o eventualmente per editare il video, perché non so bene neanche se questo vlog uscirà direttamente domani oppure uscirà dopo gli altri video, cioè dopo l'altro, perché non credo di riuscire a registrarne di più, anche perché ora mi sono già vestita e sistemata perché ho finito di truccarmi. Devo andare a fare una commissione proprio in vista della cena di stasera e prendere altre due cosine, ma vabbè, questo magari ve lo racconto dopo. Intanto finisco di truccarmi perché sennò ogni volta stiamo qui alla postazione make-up per tipo i primi 15 minuti del video e io vi dico già tutto quello che succederà nella giornata o comunque mi perdo via in tutte queste chiacchiere che alla fine sono inutili perché tanto le cose man mano le facciamo insieme. Adesso voglio solo capire, no no, ma se la stacco la videocamera non riesco a farvi vedere com'è posizionata. Prendo il cellulare e faccio una foto. Per la serie Don't Try This at Home, ecco come avevo messo la videocamera praticamente.
era sul cavalletto e poi sono riuscita a tenere la ciabatta sospesa, così la videocamera nel mentre era attaccata alla corrente e appunto ho scoperto che riesce a registrare lo stesso, una cosa che non sapevo. E aggiungerei ottima scoperta perché in situazioni tipo l'altra sera avrei potuto dotarmi di una prolunga o comunque usare la power bank visto che il caricabatteria è sempre quello USB e avrei potuto continuare a oltranza con il vlog. Non so più se era l'altra sera o addirittura era settimana scorsa, però vabbè, insomma, una delle ultime volte in cui ero in giro e la videocamera ha deciso di abbandonarmi e quindi anche quando sono arrivata non avevo tantissimo tempo e ho parlato con il timore che mi stroncasse all'ultimo il collasso collettivo. Comunque adesso in teoria dovrebbe essersi caricato un pochino perché ho cercato di riprodurre il trucco, quello che vi era piaciuto tantissimo, ce l'avevo sia nell'ultimo video dovrebbe essere, quindi o l'ultimo o il penultimo, il video haul dedicato alla nuova collezione di abbigliamento di Amazon. E poi appunto è lo stesso che avevo realizzato a inizio settimana nella parte del trucco, cioè quando ho fatto il video come mi truccavo a 20 anni e come mi trucco a 30. Questo qui è il trucco appunto della parte dei 30 anni che c'era in quel video, che vi è piaciuto tantissimo e sono rimasta super contenta. Infatti una cosa che volevo chiedervi, perché è tanto che non ve la chiedo, io da un po' di tempo sicuramente non sto più facendo tantissimi video di make up, però visto che noto che spesso nei commenti mi chiedete fai il tutorial del trucco che indossi o comunque il trucco che hai fatto ti valorizza particolarmente, visto che anch'io un pochino mi ero stancata e adesso mi sto riappassionando all'argomento, fatemi sapere se magari ogni tanto vi può far piacere o comunque può essere un'idea ricominciare a fare qualche video di make up, magari non tutorial in sé, però in cui ci trucchiamo insieme, ecco. Non capisco se mi sta mettendo a fuoco o ha deciso di non collaborare, però stamattina outfit un po' in stile college, nel senso che sto usando il maglione nuovo, quello che vi avevo mostrato nell'ultimo vlog, che ho preso da Tommy e fa parte della nuova collezione. Tra l'altro acquisto super perché è veramente caldissimo, perlomeno per ora sembra molto molto caldo, e sotto ho messo questa gonnellina che penso che abbiate ormai visto tantissime volte, ed è una di quelle gonnelline che hanno la parte qui più stretta e poi sono un po' più svolazzanti sul fondo, e l'avevo presa tipo 2, 3 o 4 anni fa ormai direttamente da Zara Bimbo. Come scarpe invece ho messo le All Star, queste qui platform, che sono tipo, adesso non rende tantissimo, però sono in similpelle, sono veramente comodissime, ce le ho ormai da novembre, credo. Non so se le avevate mai viste o comunque se le avevo già utilizzate quando stavo facendo i vlog, però non lo so. Con questo outfit mi sembravano la scelta migliore. E come giacca, vista la temperatura esterna, penso che opterò per il Woolrich. Adesso valuto se mettere quello rosso o quello appunto verde militare. Intanto qui ho già posizionato tutto per registrare. Guardate chi c'è al mio posto in questo momento. Neanche a dirlo, aspettate perché ha un'espressione bellissima. Vero, Maya Lazzo? Ti sei subito. Oh, ciao Nio. Ciao, no, no, ma consideriamo anche te. Era solo per far vedere che si è subito impossessato del posto della mamma. Mentre qualcun altro non sta proprio neanche considerando quello che fa la mamma, anzi, si è nascosto dietro ai cuscini. Guardate come li hanno già rovinati. Non so più come fare con voi. Non so proprio più come fare, eh? Non si sa qui come. Ah! Geloso che sei, sei terribile, Moi, chi sei? Comunque così quando torno, prima o dopo pranzo, registro il video, infatti ho preparato già qui in bagno tutti i sacchetti, perché si tratta praticamente di un video haul barra challenge un po' particolare che non ho mai fatto prima, però quando ci sono i video haul mischiati alle challenge sapete che non posso mai tirarmi indietro, solo che non voglio spoilerarvi troppo perché penso che, cioè, non ho idea più che altro se il vlog uscirà prima o dopo quell'altro video, quindi se fosse uscito dopo saprete già di cosa sto parlando, invece se non fosse ancora uscito poi appunto magari c'è un po' di più l'effetto sorpresa, non lo so. Io comunque adesso metto la giacca e vado. Guardate come si è messo adesso, cioè io potrei passare l'intera giornata a filmarlo perché ne combina ogni secondo una nuova. È veramente troppo bello questo gatto. Eh no, Moi, ecco, lo sapevo. Addirittura Tiffy, così in diretta, però ha fatto bene perché
Stava dormendo tranquillo perché dovevi stressarlo, Moiki. Eh? Ma perché dovevi stressarlo? Spiegaci questa cosa. Era lì tranquillo che dormiva. Colpa mia che ti ho svegliato? Tu eri in trance sul mio sgabellino per i video? Vediamoci con qualche coccolina ti calmi un po', eh? Tra l'altro dobbiamo ancora portare sulla scala, che l'altro giorno mio papà mi ha aiutata a installare una nuova videocamera fuori, ma insomma questa cosa non interessa a nessuno, solo che devo ricordarmi di spostarla e che sono stata via negli ultimi giorni un sacco e quindi è rimasta lì dov'era. Mamma mia, meno male che il maglione è caldissimo perché stamattina c'è il sole ma fa veramente super super freddo. Comunque io adesso sono diretta da Aosta, così vado a ritirare per mia mamma i pasticcini, insomma le cose che ha ordinato in pasticceria, perché lei credo che sia a casa che cucina da questa mattina e non smetterà fino a stasera. Infatti devo ricordarmi di non esagerare né a pranzo né a merenda, perché non voglio rischiare stasera di perdermi nessuna portata di quelle che cucina. Sembrerà tipo un altro cenone di Natale, lo so, come tutti gli anni. Sono già riuscita a combinarne una delle mie perché mia mamma mi ha detto che appunto aveva prenotato tutto da Mafrica. Io sono venuta convintissima nel Mafrica che c'è qui in centro, invece intendeva l'altro, quindi adesso sto correndo verso il negozio perché ho paura che sia tardi e che chiuda, cioè di non fare assolutamente in tempo ad arrivare stamattina. Però una nota positiva in tutto questo c'è, e meno male che non avevo già registrato il video perché ho trovato un'altra cosina che devo assolutamente inserire in quel video e che non potevo non prendere. Poi si vede che era destino che succedesse così, perché non pensavo nemmeno che quel negozio fosse aperto di domenica mattina, quindi era scritto che quell'acquisto mi stava aspettando. Pasticcini finalmente ritirati, quasi al pelo perché secondo me tra mezz'oretta avrebbe chiuso, ma va bene. E in più, già che c'ero, ho preso anche per me, per merenda, giusto due paste secche, sono un po' più di due, però va bene, lo sapete che sono golosa, al massimo le terrò sia per merenda che per colazione domani, perché come avevo detto prima, non voglio esagerare. Più che altro perché sennò poi mi rovino l'appetito e visto quello che avrà cucinato mia mamma, vale la pena mangiare assolutamente tutto. Adesso voglio solo mettere il promemoria che mi suoni stasera, perché sennò sicuramente parto di casa, arrivo da mia mamma e mi rendo conto quando sono lì di non aver preso i pasticcini. Quindi mettiamo anche la ripetizione perché non so bene a che ora mi starò preparando per uscire. E poi direi che possiamo avviarci verso casa, così mangio qualcosina. Mi sa che il video alla fine lo registro, boh, questo pomeriggio a sto punto. Sono appena arrivata a casa, per fortuna aggiungerei, perché faceva parecchio freddo, anche se pian piano sembra che stia migliorando. Comunque adesso penso che mangerò una banalissima e tristissima insalata e poi mi metterò subito a registrare il video, anche perché questo in inverno in assoluto è l'orario migliore, nel senso che arriva un sacco di sole anche qui da me, cosa che mi rendo conto adesso non sembra assolutamente. Però è perché siamo qua sopra, invece sotto, quindi nella postazione video c'è proprio un sacco di luce, quindi mangio alla veloce e registro. Mentre pranzavo per consolarmi un pochino dalla tristezza della mia insalata, ho fatto un po' di shopping su Wish, di cover per l'iPhone, che è un video che mi avete chiesto tantissimo. L'unica cosa che volevo farvi vedere. Totale articoli 31,20 euro, perché ce ne sono diversi che sono addirittura gratis, spedizione 43 euro, infatti adesso valuto. Perché con la scusa che ci sono i prodotti gratis, ogni volta alzano tantissimo le spedizioni, tipo addirittura per una cover sono quasi 14 euro di spedizione, boh. Adesso do un'occhiata a quanto costano le singole spedizioni e modifico l'ordine in base a quello, perché sennò non ne vale la pena, non diventa più gratis, ma sono 14 euro di cover e non sappiamo neanche come saranno. Oltretutto non so neanche quando le vedremo, perché mi dà come arrivo indicativo tra fine marzo e inizio aprile. Quindi non so neanche bene quando vedrete questo video, nel caso concluderò l'ordine. Io comunque adesso mi cambio perché sennò con questo maglione, i termosifoni accesi, il sole che arriva in postazione e anche le luci potrei morire di caldo e non arrivare fino alla fine del video, e giuro che mi metto a registrare perché mi sono come sempre persa via. Mi sono messa un attimo nel letto per riprendermi dai fatti appena accaduti, cioè ero gasatissima perché sarei riuscita a registrare il video appena dopo pranzo, quindi con la luce giusta, tutto bello, non vedevo l'ora di farvi vedere gli acquisti. Ok, ho registrato tutto, ci sono
più di 56 minuti di girato, perché ovviamente mi perdo via, eccetera, eccetera, quindi parlo, sono tutte cose che poi magari voi vedete ridotte a 20 minuti, 25 quando va male, perché poi taglio tutto, solo che mi viene di parlare, quindi ho imparato a fare così, a tagliare in post-produzione. Ecco, il problema è che purtroppo non c'è l'audio. Cioè, non ci crederete, ma c'è l'audio per i primi tipo 3-4 minuti, 5 minuti esagerando, e poi non c'è più l'audio, quindi dovrò rifare tutta la parte che avevo registrato e che non ha audio, a meno che non riesca a ritrovare quello della macchina fotografica, perché non so bene cosa sia successo, ma credo che ci sia un problema con il jack dell'audio, nel senso che penso che fosse già messo dentro male e probabilmente inclinando la videocamera era lì lì per staccarsi, quindi è riuscito a registrare un pochino e per il resto c'è proprio assenza di audio, cioè ci sono io che parlo stile pesce. Quindi adesso mi rimetterò a registrarlo, ripeterò di nuovo le stesse cose a meno che non riesca a trovare l'audio. Ora cerco di capire come fare, provo a guardare su internet, perché è vero che c'era il microfono attaccato, però in teoria la videocamera in sé dovrebbe registrare l'audio. Ah, è vero, posso provare a mettere la schedina all'interno della videocamera e vedere se si sente qualcosa. Mando avanti, vabbè, adesso faccio delle prove e se no mi toccherà riregistrare il video, così da essere un video bello con la luce giusta, l'inquadratura che mi piaceva eccetera, diventerà un bello schifo, perché se dovrò rifarlo ci sarà una parte con una luminosità bella proprio a giorno e l'altra con il sole andato via, perché non so se state notando già adesso la luce rispetto a prima è molto molto più bassa, e vi assicuro che non è bassa solo qui in camera ma ormai lo è anche in salotto. Praticamente è tutta colpa del jack dell'audio, che poi alla fine in realtà è principalmente colpa mia perché sono io che devo controllare, però da quando ho questo microfono, a differenza di quello che avevo prima, è sempre acceso, quindi non serve accenderlo, spegnerlo, non si può regolare l'intensità del volume, quindi ho già perso l'abitudine di controllare che ci sia l'audio, ma poi anche quello non sarebbe servito a niente, nel senso che all'inizio si sente benissimo. Il problema appunto inizia da un certo momento del video in poi, quindi ora non voglio rovinarmi la domenica stando dietro a questa cosa, quindi è certo che uscirà prima questo vlog piuttosto che quel video, però in qualche modo ora guarderò su internet, cercherò delle strategie, cioè non proprio ora in questo momento, però con calma vedrò come fare e eventualmente, nella peggiore delle ipotesi, lo registrerò di nuovo o registrerò semplicemente la parte in cui non si sente l'audio. Quindi da dove non si sente in poi, semmai registrerò di nuovo, anche se cambierà un pochino l'inquadratura. Pazienza, inutile arrabbiarsi, errore mio, di sicuro d'ora in poi controllerò tutte le volte di nuovo, quindi tornerò alle vecchie buone abitudini e controllerò sempre che l'audio funzioni e che tutto sia attaccato come si deve. Questa cosa mi servirà di lezione. Ok, visto che la telecamera non ha voluto collaborare, vi faccio vedere adesso due super acquisti che ho fatto da Fendi, tanto in realtà secondo me c'entravano meno, cioè erano la cosa meno pertinente rispetto a tutto il resto del video, quindi ve li faccio rivedere. A parte che mi piace tantissimo questa cosa, vi attaccano sul sacchetto questa sorta di logo che poi è in cartone, però non l'avevo ancora mai visto ed è molto carino. Però sì, a parte questi dettagli inutili, vi faccio vedere la prima cosa che è contenuta all'interno di questa bustina, che sembra vuota perché è talmente sottile e piccola che sembra che non contenga niente, ma in realtà qui dentro abbiamo una cosa bellissima che forse non utilizzerò tantissimo in questa stagione, cioè in questo momento, però sono sicura che se non l'avessi presa adesso, come è successo anche quest'inverno, quando poi l'avrei cercata non ci sarebbe stata. E si tratta di questo foulard della linea con tutte le F, che quindi dovrebbe essere la linea fendissima, ma non vorrei dire cavolate. Appunto è questo foulard super super bello, che adesso non vorrei neanche distruggere nulla, sono peggio dei maialazzi io a volte, sono veramente imbranata. Comunque è quello classico con tutte le F stampate sopra, e io ho preso quello con il bordino, spero che
in videocamera stia rendendo perché non vedo assolutamente fino là, però spero che lo stiate vedendo. Comunque ho scelto quello con il bordino in blu che stacca un po' ma non troppo, perché c'era anche col bordino nero e sinceramente era impercettibile. C'era quel bordino rosso, però mi sembrava che staccasse troppo e non lo so, questo blu mi è sembrato la giusta via di mezzo. Comunque si può portare in mille modi diversi ed è appunto uno scialle barra sciarpina leggera, molto carina secondo me per la primavera. Infatti sono super gasata e super contenta di averlo trovato, perché sono sicura che se l'avessi cercato tipo verso fine marzo, inizio aprile, sarebbe stato sold out, come appunto mi è successo quest'inverno per la sciarpa. Andrò a riporlo insieme al cappellino che avevo preso come autoregalo di Natale e che appunto utilizzerò anche quello a partire dalla primavera. E poi abbiamo un'altra cosa che è il motivo per cui non sto aspettando, perché questo, ok, non avrei potuto iniziare ad utilizzarlo oggi, però la cosa che sto per farvi vedere, sì, volevo già utilizzarla oggi, è anche questo uno dei motivi per cui ho voluto registrare il video, quello incriminato, perché appunto volevo poi iniziare ad utilizzarla. Quindi avete già capito di cosa si tratta, qui c'è, cioè più o meno, però sì, è una borsa, ho parlato al femminile, comunque qui c'è la dust bag e ho trovato, aspettate che la apro insieme a voi, 3, 2, 1 e... no, è girato al contrario perché l'ho messa via io ovviamente, tada! Ho preso questa nuova borsa che in realtà è una borsa a secchiello. Aspettate che la vado a ricomporre così la vedete bene. Allora c'è la tracollina che ha questa parte per accorciarla, io penso che la terrò direttamente, sì, la terrò il più stretta possibile, quindi andiamo a chiuderla il più possibile. Poi volendo sapete che le tracolle di Fendi si possono cambiare, solo che quella che piace a me costa praticamente più della borsa, quindi per ora ho evitato. Questo modello tra l'altro di borsa ero convintissima di non riuscire a trovarlo, perché non riuscivo nemmeno a capire sul sito se fosse disponibile, se fosse in preordine. Ce ne sono già diverse primaverili in preordine, però questa qui l'ho trovata proprio rinascente a Milano e quindi era lì esposto, ho detto ok, no, devo assolutamente prenderla. Probabilmente ora che avrò montato la tracolla sarà pure già uscito l'altro video e saranno passati dei giorni, perché sto facendo una fatica incredibile. È che era chiusa con i passanti più larghi e io preferisco, sapete, che mi stiano un pochino più strette, quindi finalmente riesco a farvela vedere. È fatta in questo modo, quindi è una borsa a secchiello con tutto il logo sopra. Qui davanti c'è anche la scritta Fendi Roma Italia 1925 ed è tutta in rilievo. Sono bellissimi anche questi dettagli che ci sono ai lati della tracolla, non lo so, la trovo veramente molto molto bella e vi dirò, sembra non tanto capiente, perché anch'io vedendola così ho detto forse non è abbastanza capiente perché questa è l'unica misura disponibile. In realtà è molto capiente, perché se andiamo a togliere la carta e ve la faccio vedere all'interno, è grande esattamente come, diciamo, capienza come il mio zainetto, quello di Chanel, più che quello di Louis Vuitton che è leggermente più grande, però è molto simile a quello di Chanel, quindi ci sta l'acqua, ci sta il portafoglio, ci stanno tutte le cose che metto solitamente in borsa, però allo stesso tempo una volta chiusa rimane un pochettino più piccola e appunto non è il classico zaino, che è vero che io da un anno e mezzo a questa parte sono chiara passione zaino, però devo dire che anche una cosina fatta così secondo me è molto comoda e oltretutto poi volessi posso allargare leggermente la tracolla e portarla appunto in questo modo, perché così per come l'ho regolata adesso rimarrebbe un pochettino corta. Comunque insomma, ci tenevo a spacchettarla oggi perché voglio iniziare ad usarla già stasera, però allo stesso tempo, come sempre, volevo farvela vedere integra. Oltretutto all'interno ha anche un ulteriore scomparto che ha dentro qualcosa, ma penso che sia il solito certificato di garanzia. Sì, esatto, questa qui è la garanzia, quindi possiamo toglierla, insomma. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla e sono super super contenta di questo acquisto, non pensavo minimamente che sarei riuscita a trovarlo. Comunque adesso, visto che è domenica, mi guardo il nuovo episodio di Riverdale. Ma vabbè, spero che mi stiate vedendo, non lo so, cioè incredibile, adesso sto ridendo ma non c'è niente da ridere, praticamente mi sono, ho guardato Riverdale e va bene, solo che mi sentivo un po' stanchina
E quindi poi ho detto vabbè, resto a letto ancora un attimo, del resto è domenica, avevo detto che facevo la domenica di relax, quindi ho messo la televisione, ma così credo di aver guardato 3 secondi perché poi sono completamente crollata. Oltretutto avevo messo il telefono silenzioso, non so perché, infatti mia mamma mi ha chiamato una mia amica, non ho sentito assolutamente niente, mi sono svegliata una cosa tipo 10 minuti fa, forse esagerando, con la sveglia del promemoria che dovevo prendere i pasticcini. Non mi sono praticamente neanche sistemata, mi sono fiondata fuori di casa. Ora non so se notate, ma credo che non si stia vedendo niente. Sto tornando a casa perché ovviamente nella fretta non avevo preso i pasticcini. Quindi poi ho esattamente tipo 15 minuti per filare in casa, prendere i pasticcini, tornare giù, andare fino dai miei. Adesso li ho già avvisati che sono rimasta addormentata e quindi tarderò un attimo. Vabbè, pazienza. È andata così, meno male. Cioè, meno male davvero che avevo messo il promemoria sul telefono, perché sennò non mi sarei neanche svegliata probabilmente. Cioè, avrei continuato a dormire, magari mi sarei svegliata tipo tra 1-2 ore. Vede che ho un po' di sonno accumulato, non ne ho idea sinceramente. Mi capita rarissimissimamente di dormire di pomeriggio. Ovviamente doveva succedere oggi, va bene, pazienza. È stata una giornata un po' strana, ma adesso l'importante è che recupero i pasticcini e poi vado a farmi una bella scorpacciata di cibo, perché ho veramente tantissima fame. Anche se con questa faccia forse non si direbbe, perché appunto sono appena sveglia, quindi non fateci tanto caso, ma sono un po' rintontita da una parte e dall'altra ho appunto un sacco di fame. Direi che per oggi potrei anche smettere di stressarvi e possiamo fare il collasso collettivo alternativo, tornando verso casa per poi ritornare verso casa dei miei genitori, va bene? Cose alternative anche oggi. Qui che c'è un po' di luce potrebbe essere perfetto. 3, 2, 1 e buonanotte! A domani!